Benvenuti a tutti, sono Ivo Serafino Fenu, stato invitato come voi a questo tavolo tematico e mi è stato chiesto di fare, come dire, da moderatore e da relatore. Premetto che io non sono un tecnico, sono uno storico dell'arte, un critico d'arte, quindi quanto più distante dagli aspetti appunto tecnici legati al nucleare, ma ovviamente come tutti ho le mie idee, peraltro sono assessore di un comune che di recente ha votato una delibera all'unanimità in cui dichiaravamo il comune di San Vero Milis un comune denuclearizzato, quindi ovviamente non sono neutrale, però cercherò di esserlo in un contesto nel quale avremo l'opportunità di sentire diverse opinioni, come giusto che sia. Abbiamo appunto rappresentanti del mondo scientifico che sono assolutamente contrari al nucleare, almeno a come a come ci viene proposto da questo governo, e abbiamo invece altrettanto eminenti cattedratici che invece sosterranno il contrario. Per cui io mi pongo veramente farò una brevissima premessa dove pongo dei problemi semplicemente quasi di buonsenso del cosiddetto uomo comune, insomma, no? Che si trova a riflettere su alcune così, considerazioni più generali. Sappiamo che nell'87 in Italia c'è stato un referendum, gran parte, la quasi totalità della popolazione si espresse contro il nucleare. Forse anche, sicuramente, anche sotto la spinta, come dire, emotiva della tragedia di Chernobyl. Però sappiamo ancora adesso che dai sondaggi che sono stati pubblicati, una buona fetta ancora degli italiani, la maggioranza ancora degli italiani, è contraria al nucleare. Ora verrebbe da dire che i sondaggi valgono solo quando servono ad attestare la popolarità del Presidente del Consiglio, non valgono più quando invece evidentemente vanno contro determinate scelte governative. Ma detto questo, io sono sicuro che da ognuno dei nostri interlocutori verranno ragioni estremamente convincenti, sia da un lato che dall'altro, del perché sì e del perché no al nucleare. Però mi pongo anche un problema di natura psicologica, che è quello che alla fine non si riesce mai a chiarire. Mi sono chiesto, per esempio, perché tutti avrete visto, avete sentito la recente battaglia che alcuni dei comuni dell'Oristanese hanno portato avanti contro questo progetto di paleoliche offshore, no? Dove una delle molle che ha fatto scattare in qualche modo l'opposizione era questo atteggiamento anche di tipo forse irrazionale, forse non particolarmente nobile, ma assolutamente però concreto, quello del fatto che un impianto di quel genere avrebbe svilito il territorio, avrebbe impoverito il territorio. E quindi i proprietari delle case si dicevano: ma sì, ma questo comporterà che la mia casa lì di fronte al mare perderà il 50% del suo valore. Quindi, ripeto, sono problemi molto concreti, magari dettati forse da un pregiudizio, però lì, alla fin fine, se ci pensiamo, quello era un aspetto solamente estetico, nel senso che bastava, cioè è stata una paura determinata solo da un problema appunto quasi di natura estetica, perché avrebbe in qualche modo compromesso il paesaggio. Ora immaginiamoci cosa succederà invece con la costruzione, per esempio, cosa potrebbe succedere con la costruzione di una centrale nucleare in una piana dell'Oristanese, che cosa potrebbe compromettere, quali paure potrebbe suscitare e quali ricadute anche indirette non solo sull'ambiente, ma sull'economia, sull'immiserimento veramente di un territorio. Per non parlare poi dell'aspetto estetico, mi dicevano che
un eventuale centrale nucleare non sarebbe certo una bellezza da vedere. Io ragiono anche un po' in termini artistici, visto che quello è il mio mestiere, ho visto solitamente gli artisti riescono a rendere molto bene le immagini delle centrali nucleari e del contesto che le circonda, solitamente è un contesto di un estremo squallore, però ripeto, potrebbe essere semplicemente una, come dire, un'interpretazione artistica, chissà. Ecco, detto questo, ma ripeto, sono premesse che non vogliono essere né di natura scientifica, perché non me lo potrei permettere, né, ma solo così alcune considerazioni, io cederei subito la parola. Il primo ad intervenire è Michelangelo Puliga, il dottor Michelangelo Puliga, fisico ambientale, ricercatore dell'Università di Cagliari, dell'Università Reading UK di UK, e che si è occupato, anche se avete potuto vedere, avete consultato il sito di Sardegna Democratica, ha espresso diversi pareri, pare chiaramente contrari al nucleare. Ecco, quindi io direi di iniziare con lui per darci anche forse un inquadramento generale delle problematiche e del perché in fondo questo incontro comunque ha già un chiaro, voglio dire, profilo, perché diciamo, perché no al nucleare. Ecco, quindi chiedo a lui proprio di sintetizzarci quali sono le motivazioni di questo no al nucleare. Buonasera a tutti. Allora, dunque, cominciare un discorso sul nucleare è abbastanza complicato, perché le posizioni, come vedremo, non sono solo quelle di tipo tecnico e scientifico, ma sono posizioni di tipo politico, posizioni di tipo sociale, posizioni anche di tipo artistico, come ricordava qua Ivo Fenu. Cioè, ci sono tantissime cose che riguardano le centrali nucleari che andrebbero considerate molto a mente fredda, con meno slogan, con meno idea di fare, come si dice, una ricetta che dovrebbe dare dei miracoli per quanto riguarda, per esempio, l'approvvigionamento energetico italiano. Intanto cerchiamo di capire che cosa c'è stato proposto da questo governo, da questa amministrazione Berlusconi. C'è stato proposto di costruire, di far ritornare l'Italia al nucleare con la tecnologia attuale, che è quella dei cosiddetti reattori di terza generazione, cioè dei reattori, si chiama reattore europeo ad acqua pressurizzata. È un tipo di reattore nucleare che è in grado praticamente di sfruttare l'acqua calda e il vapore prodotto non direttamente dalla reazione nucleare, che scorre in un circuito separato, ma su un circuito secondario viene riscaldata l'acqua. Quest'acqua separata quindi dal combustibile nucleare, questo è importante anche per questioni di sicurezza, mette in moto le turbine, produce elettricità, ne produce una parte, chiaramente una frazione relativamente più piccola rispetto al calore che viene prodotto. Si dice sempre che una centrale nucleare produce 3 volte tanto il calore che poi trasforma realmente in elettricità, e poi questa elettricità va ad alimentare a regime costante, perché una centrale nucleare può essere moderata molto lentamente, va ad alimentare in pratica la rete elettrica. Quindi dislocando una serie di centrali nucleari lungo tutto il territorio italiano, cominciando ovviamente dalle parti che ne hanno più bisogno, quelle che assorbono più energia, le grandi industrie del nord, dove c'è anche disponibilità d'acqua, e poi qualche altro sito di centrale nucleare, tra cui si proponeva ovviamente tutto da stabilire, per esempio la Piana di Cirras, qua vicino ad Arborea, distribuire la corrente elettrica nella rete elettrica e alimentare quindi il circuito. Questa è la tecnologia che ci è stata proposta, è una tecnologia che molti critici stabiliscono essere, diciamo, antiquata. Questo termine poi chiaramente andrebbe meglio chiarito. È chiaramente una tecnologia molto consolidata. Questa è una cosa importante, perché tecnologia consolidata significa di fatto che non c'è quel rischio Chernobyl che molti hanno paventato, comunque una prospettiva piuttosto remota proprio per come sono costruite le centrali. Questo è importante da dire, proprio per non scatenare paure che non hanno ragion d'essere. E queste centrali nucleari sfruttano un combustibile nucleare che è l'uranio arricchito,
è una varietà di uranio, il cosiddetto uranio 235, che deve essere artificialmente aumentato nel combustibile nucleare in maniera tale da permettere poi il processo di fissione nucleare e quindi di accendere di fatto la centrale nucleare. Una delle cose fondamentali di questo tipo di centrale è che l'uranio arricchito è in una percentuale molto scarsa, attualmente naturale molto scarsa, e quindi la vita operativa, le scorte di uranio 235 che abbiamo in realtà non durano tantissimi anni. Quindi una delle obiezioni più forti che viene fatta alle centrali di questo tipo è che noi ci metteremo circa 20 anni per arrivare alla costruzione di questo tipo di centrale e avremo una vita operativa di una decina, una quindicina d'anni. Questo stando almeno a quanto si sa delle scorte di uranio attuali. Un'altra delle obiezioni che sono state sollevate a questo tipo di centrali è che l'uranio non è presente nel nostro territorio se non in frazioni molto piccole. Qua il professor Randaccio ogni tanto mostra qualche frammento, qualche campione di uranio che è stato trovato qua in Sardegna. È una cosa molto curiosa, ma credo che non sia delle dimensioni tali da essere sfruttato industrialmente. E poi una delle cose più importanti, quindi queste centrali nascono come non tanto come tecnologia vecchia quanto come tecnologia che potrebbe avere una corsa limitata per via dell'esaurimento di questo tipo di scorte. Quindi una delle prime, delle più forti obiezioni è questa. Poi ci sono delle obiezioni di carattere economico che andrebbero chiaramente fatte esporre da persone più competenti in materia economica, quelle che comunque la costruzione, che il piano energetico italiano costa circa 7 miliardi di euro stimati a centrale nucleare. Quindi quella che se la sostituzione in Sardegna, per esempio, di tutta la produzione elettrica, che oggi avviene tramite fonti fossili prevalentemente, richiederebbe circa 7 miliardi di euro. Se i reattori previsti sono 4 in Italia più i reattori in acquisto all'estero, si fa abbastanza in fretta ad arrivare alla stratosferica cifra di circa 100 miliardi di euro, che è una cifra colossale che andrebbe chiaramente caricata sulle spalle dei contribuenti e diluita nelle nostre bollette elettriche per tempi lunghissimi. E con quella cifra qualcuno si chiede che cosa si potrebbe fare. Intanto, chiaramente non esiste nessuna soluzione miracolosa e questo va chiaramente detto, ci vuole una grande buona volontà. Una delle cose più importanti che andrebbero fatte, lo si dice in pochi, è quella del risparmio energetico. Non è un ritorno all'autarchia, non è un ritorno ai tempi in cui si andava a cavallo o a cose di questo tipo, però semplicemente anche la nostra edilizia è un'edilizia, per esempio, che non privilegia certamente il risparmio energetico, l'edilizia dello scarso isolamento termico, della scarsa coibentazione, delle dispersioni termiche che portano un paese freddo come la Germania, che invece bada molto a queste cose, a consumare mediamente per il riscaldamento un terzo dell'equivalente che viene consumato in Italia. Questa è una di quelle cose che sono assolutamente scandalose, perché anche il combustibile per il riscaldamento è altissimo, quello che si spende in questa cifra qua. Detto questo, aggiungo solo due cose prima di cedere la parola. Io non sono contro il nucleare per motivi di tipo tecnico-scientifico, cioè io sono assolutamente consapevole del fatto che la tecnologia per gestirla esiste. La tecnologia per gestire le scorie nucleari esiste in parte, nel senso che sicuramente sappiamo come trattarle quando sono calde, sappiamo come isolarle, sappiamo come procedere, sappiamo identificare la radioattività. Questa è una cosa fondamentale da dire. Quello che però è un grande problema è: saremo in grado di farlo sempre, per sì, per quanto tempo? Saremo in grado di costruire il consenso attorno all'energia nucleare, attorno alla gestione delle scorie? Saremo in grado di non fare del facile populismo e anche del facile allarmismo davanti a una cosa di questo tipo? Ecco, questo è un grande problema. Sulle scorie dico solo questo e poi passo la parola agli altri. Le scorie radioattive attualmente, anche se una centrale nucleare produce pochi metri cubi di scorie nucleari, cioè non dobbiamo immaginare grandissimi volumi di scorie nucleari, ciò non di meno una centrale nucleare propone comunque diciamo forti difficoltà tecniche per il loro stoccaggio per tempi molto lunghi.
E soprattutto bisogna anche trovare dei siti idonei, bisogna convincere la popolazione, bisogna trovare delle tecnologie adatte per la gestione e per la sicurezza di questi impianti per centinaia, se non per migliaia di anni, o anche decine di migliaia a seconda del tipo di scorie. E su questo chiaramente siamo fortemente indietro e si sta spingendo le piede sull'acceleratore sperando che questi problemi in parte si risolvano da soli. Grazie. Bene, grazie anche per la sintesi e per la chiarezza. A questo punto non rimane che sentire ovviamente perché sì invece al nucleare. Chi meglio del professor Paolo Randaccio, fisico nucleare, dirigente del settore radioprotezione, se non sbaglio, professore di fisica medica all'Università di Cagliari, convinto sostenitore dell'energia nucleare. Ecco, probabilmente in questa tavola rotonda, in questo forum così, anche in una posizione probabilmente, come dire, difficile, però ci è abituato molto probabilmente. Ho visto anche il tenore dei suoi interventi sul sito di Sardegna Democratica, che sono belli, tosti e molto efficaci, per cui cedo a lui la parola. Intanto devo dire che gran parte delle affermazioni che avrei voluto fare le ha fatte già Michelangelo Puliga, in particolare che il problema non è tanto tecnico, è quanto sociologico, ideologico e politico. Intanto faccio una premessa: tutti i politici fino ad ora sono stati sempre contrari al nucleare. Facciamo un piccolo riassunto: 1963, Felice Ippolito è finito in galera, ha fatto 6 mesi di galera, con l'accusa di aver portato con sé la figlia nell'auto di servizio per andare a vedere un sito particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. 1987, referendum sul nucleare. Attenzione, sono stati abrogati 3 articoli di legge. Col referendum non si proibiva l'utilizzo del nucleare. È stato il governo che l'anno successivo ha fatto la moratoria nucleare per 5 anni, ovvero sia, per 5 anni non si sarebbero dovuti più progettare e costruire centrali nucleari. Poi successivamente c'è stato lo smantellamento di Montalto di Castro, che era in fase di costruzione. Successivamente, 1990, sospensione di tutte le attività e chiusura delle centrali nucleari. Governi di destra, governi di sinistra, sono tutti quanti contrari al nucleare, quindi voi siete in una botte di ferro. Io non ho nessuna intenzione di farvi cambiare opinione, mi permetto soltanto di dire che probabilmente ci sono molte cose che sono pompate ideologicamente dalle trasmissioni televisive, perché è molto facile parlare contro piuttosto che parlare a favore. E poi la gente si impressiona di più se sente parlare di catastrofi, no? Piuttosto che di parlare di cose che vanno bene. Per cui, diciamo, rientra nello spirito umano, no? Cercare di esorcizzare la catastrofe parlandone continuamente. Io voglio... mi ero preparato un discorso lunghissimo, però voglio tagliare parecchie cose e dico quali sono i motivi per cui gli italiani sono contrari al nucleare. Attenzione, che solo in Italia abbiamo chiuso le centrali nucleari, da nessun'altra parte. È stata chiusa una sola centrale nucleare in Svezia e se ne sono pentiti amaramente. Prima la Svezia era completamente autonoma per la produzione di energia e non metteva in giro una molecola di anidride carbonica, perché il 50% era fatto con idroelettrico, 50% con nucleare. Hanno chiuso una, la più vecchia delle centrali nucleari, che poteva continuare a funzionare ancora per molti anni. Adesso comprano energia elettrica prodotta con combustibile fossile prodotta in Danimarca. Quindi non mi pare che sia una conquista degli ambientalisti, vero? Chiudere una centrale nucleare che non mette anidride carbonica all'atmosfera, invece comprare circa un 10% del fabbisogno all'estero. Secondo, in Italia usiamo energia nucleare, perché il 16% dell'energia consumata in Italia è prodotta col nucleare all'estero. L'Enel possiede 2 centrali nucleari in Slovacchia, ha una frazione consistente, una percentuale consistente di proprietà di energia prodotta con centrali nucleari francesi, e probabilmente acquisterà il 3° reattore nucleare di Cernavoda. Per combinazione, un mio vicino di casa ha lavorato alla costruzione della centrale nucleare di Cernavoda. Questo per dire, per sfatare una delle tante leggende metropolitane che gli italiani non hanno più, non possiedono più la tecnologia. Non è vero, ci sono delle industrie come la Camozzi, l'Ansaldo, che costruiscono
diciamo, non la parte del cuore del reattore, ma sicuramente tutta la parte di vapori ad alta pressione. Dico due o tre cose che potrebbero essere a favore dell'energia nucleare, poi vabbè, non voglio insistere più di tanto. Nelle centrali elettriche convenzionali, circa il 20% è il costo della costruzione, circa l'80% è il costo del combustibile. Nelle centrali nucleari questi rapporti si rovesciano. Tra l'80 e il 90% la costruzione, solo il 10% il costo del combustibile. Attenzione, è vero che una centrale nucleare costa tantissimo, però sono soldi che vanno in tasca ai nostri operai, vanno in tasca alle industrie. E quindi è gente, una costruzione della centrale nucleare sono 3.000 posti di lavoro per la costruzione e sono almeno 500 posti di lavoro continuativi. Seconda cosa, Michelangelo diceva che combustibile nucleare ce n'è poco e si esaurisce, è esattamente il contrario. In questo momento intanto l'Italia possiede tutto il combustibile nucleare che era stato messo da parte per le centrali nucleari di Montalto di Castro e di Caorso, c'è tantissimo combustibile proveniente dallo smantellamento delle armi atomiche, soprattutto il plutonio. Attualmente si usa un nuovo tipo di combustibile, che è una miscela di uranio e plutonio, che è efficientissimo, il cosiddetto MOX. Per cui in questo momento per almeno 20 anni siamo completamente autonomi, anche se non si estraesse più un grammo d'uranio, tutta la produzione mondiale potrebbe andare avanti con le scorte di combustibile che ci sono. Secondo, la prospettiva, quando si esaurirà l'uranio 235 sarà troppo costoso da produrre, si comincerà a lavorare col plutonio 239. C'è stata già una lunga esperienza in Francia con il Super Phoenix, che è stato chiuso non perché ci sono stati incidenti nucleari, è stato chiuso semplicemente perché non era, in questo momento non è conveniente economicamente. Permettetemi di dire solo un'ultima cosa. Né io né voi potremo decidere se le centrali nucleari si faranno o meno. Lo deciderà sicuramente un governo. Come è stato a suoi tempi la decisione di chiudere le centrali nucleari, un governo deciderà se aprirle o meno. Io in questo momento sono molto scettico se Berlusconi riuscirà a convincere non tanto gli italiani quanto i suoi colleghi di partito e dei partiti amici. Non lo so, diciamo in questo momento sono abbastanza pessimista. Però in quel momento, nel momento in cui ci troveremo di fronte a una vera centrale nucleare, io potrei dire, per esempio, che per la piana di Oristano potrebbe essere una condizione vantaggiosa. Permettetemi di dire una cosa, per cui molti cercheranno di bucarmi le gomme delle auto. Se si deve scegliere un sito per mettere una centrale nucleare in Sardegna, è proprio la zona di Oristano. Perché c'è un bacino, un lago artificiale abbastanza grande, c'è un porto vicino, c'è il collegamento ferroviario, c'è una grossa strada, quindi se si dovesse scegliere un sito sceglierebbero sicuramente Oristano. Poi non so come va a finire, vediamo come va. Sicuramente nel momento in cui la costruiranno la centrale nucleare avremo tutti quanti gli occhi così aperti, perché il mio mestiere è quello di controllare il lavoro che fanno quelli che usano radioisotopi, quindi il mio mestiere è andare a verificare. Se posso dire qualcosa che vi può consolare, nessun atomo radioattivo andrà in giro che non verrà controllato. In Sardegna abbiamo un'ottima rete di controllo sulla radioattività e continuiamo a vedere anche quel pochino di tracce che c'è ancora dell'incidente di Chernobyl, che diciamo è stato un grande disastro, però come diceva Michelangelo è impossibile che succeda qualcosa di simile con i reattori di tecnologia occidentale, sicuramente. L'incidente più grosso si è verificato a Three Mile Island. Purtroppo l'incidente nucleare di Three Mile Island si è verificato 12 giorni dopo che era uscito il film Sindrome Cinese, che ha fatto un enorme... L'antinuclearismo è nato proprio con quel film. Se posso dirvi una cosa, non lasciatevi condizionare totalmente dai mezzi di informazione, dalla televisione, dai film, dalla pubblicità. Cercate di ragionare con la vostra testa, possibilmente. Perché tanto... La televisione sempre bussa sempre nella stessa direzione. Io seguo sempre le trasmissioni dove si parla di energia nucleare, non ho mai visto che venga data voce a qualcuno che è a favore, sono tutti contro. Per cui vi ringrazio della pazienza, vi ringrazio di essere stati così tranquilli mentre io parlavo. Bene, dopo queste parole rassicuranti del professor Randaccio, ma tanto sono sicuro che non sapremo dell'ubicazione delle centrali nucleari prima delle elezioni regionali, per cui non...
È probabile che spetteranno anche le amministrative, per cui possiamo ancora dirci tranquilli, insomma. Su una cosa forse non sono d'accordo: non è vero che adesso c'è questo fronte così compatto contro il nucleare. Del resto, anzi, le televisioni mi pare che stiano facendo una campagna abbastanza capillare pro nucleare, non contro il nucleare. Del resto ci sono state anche poi prese di posizione molto, molto importanti, come la recente presa di posizione della Confindustria e di altre istituzioni che comunque si stanno schierando apertamente contro, cioè pro nucleare. E peraltro in un periodo di crisi, quando appunto vengono prospettate soluzioni, come dire, di compensazione appetibili per la gente che non ha lavoro e che rischia ogni giorno che non arriva a fine mese, insomma, secondo me questa campagna così contro il nucleare non è più così efficace come lo è stato in altri momenti. Bene, però adesso cedo la parola a un altro docente, il professor Franco Meloni, direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari, docente di fisica della materia. Non so precisamente quale sarà la sua posizione, suppongo che sia una posizione anche questa piuttosto critica verso il nucleare, comunque a lei la parola. Poi ovviamente tutti avranno l'opportunità di ribattere. Ecco, volevo dire che a questo tavolo oggi mancano due persone, la dottoressa Fanny Cao e il costituzionalista Gianmario De Muro, che per problemi personali non sono potuti essere qui, ed è un peccato perché, insomma, forse se c'è un aspetto che andava approfondito era proprio quello di come è stato proposto il nucleare, con quali mezzi e con quali strumenti viene proposto il nucleare qui in Italia, dal rapporto per esempio che esiste tra le competenze dello Stato e delle regioni. Vi ricordo che ben 7 regioni hanno sollevato un ricorso alla Corte Costituzionale appunto appellandosi contro la decisione dello Stato. Quindi sarebbe stato un aspetto molto importante approfondire, però magari voi stessi potete accennarne. Grazie. Dunque, la presenza di Paolo Randaccia mi sembra un ottimo test per verificare la nostra capacità di affrontare un problema così difficile in maniera bilanciata, insomma, nel senso che c'è una dialettica e sentiamo delle argomentazioni estremamente interessanti. Io devo dire che queste parti tecniche sono veramente sopraffatto da queste parti tecniche, non mi interessano assolutamente. Ho la stessa età della bomba atomica, sono leggermente più giovane di qualche mese e non ho ancora superato il problema di legare un argomento così bello come la fisica nucleare, il sogno che abbiamo sempre avuto di cambiare la materia, cambiare la realtà, gli alchimisti che finalmente riescono anche a rompere il senso di una parola atomo, e c'è questa meravigliosa verifica del fatto che E uguale MC quadro. Quindi stiamo toccando delle cose che per un fisico sono, non so, le cose fondamentali, le cose che danno una certa certezza, una sicurezza nel procedere nell'indagine. Quando però questa operazione si traduce nell'applicazione, quindi si passa dalla scienza alla tecnologia, ci sono delle gravissime incongruenze. Io vi dico subito che sono contrario al nucleare, ma non sono contrario perché non ritengo che sono interessanti o sicuri. Poi anche lì ci sarebbe da discutere gli impianti che ci vengono proposti. Ma sono contrario perché vorrei fare una discussione a prescindere dal nucleare. Cioè, guardandoci ora, dopo anni e molti anni di scienza, di tecnologia, di risultati eccezionali che abbiamo ottenuto,
ci accorgiamo ogni tanto che siamo estremamente sottoposti a un sistema che è molto più complicato di noi. Ogni tanto uno tsunami ce lo ricorda, un terremoto ce lo ricorda, e questa presunzione colossale di poter affidare solo alla scienza la risposta ai nostri problemi, che sono poi quelli normali per cui abbiamo inventato la leva, abbiamo inventato la ruota, fare meno fatica. Adesso il grande sogno è non morire sempre più tardi e eliminare il dolore. Sono tutte delle mete molto interessanti. Però vediamo quanto ci costano. Noi abbiamo eliminato in Sardegna, sempre la mia età, una mia età fa, il problema delle zanzare usando il DDT. Io mi ricordo perfettamente la puzza di questo oggetto. Ha risolto il problema delle zanzare, però ha indotto delle altre, così, quelle che si chiamano le controindicazioni. Quando andavamo felici a fare i picnic, generalmente bruciavamo i piatti di plastica e non eravamo attentissimi a dove li buttavamo. Poi Mopal ci ha insegnato che esiste una cosa che si chiama diossina, che è molto brutta, non si vede ma uccide. Volevamo eliminare dei problemi, abbiamo la talidomide e ancora ci sono delle esperienze drammatiche che lo testimoniano, e così via. Io sono un grande amante dei film di John Wayne, quello prima di Berretti Verdi naturalmente, nel senso che quelle praterie desolate erano bellissime da vedere, e lui si è preso il cancro perché giravano i film dove non si vedeva la radiazione. È vero che noi vedremo ogni atomo, perché ce lo dice il professor Randaccio, però diciamo che a quei tempi non eravamo così attenti, e John Wayne, poverino, quando ha interpretato l'ultimo film col suo cuscinetto dietro, non era per una motivazione scenica, ma proprio perché aveva un dolore alla fine della colonna vertebrale, ed è morto per questo. Cioè, voglio dire che la grande presunzione che noi abbiamo, e io ne parlo con grande competenza, perché se c'è una categoria di presuntuosi siamo noi fisici, mi sembra che sia fuorviante. Io dico semplicemente che per fare la bomba atomica è stato innescato un processo che si chiama il progetto Manhattan, che ha raggruppato la parte migliore dei cervelli pensanti del mondo libero, perché c'era anche la concorrenza tedesca, e ha prodotto da formule e da un piccolissimo esperimento a Chicago fatto da Enrico Fermi, ha prodotto un prodotto finito che è stato verificato funzionante ed ha creato una delle più grandi e evidenti risultanze sperimentali nella storia della scienza. Quello che io voglio dire è che il problema del nucleare è un problema dell'energia. Il problema dell'energia è un problema complesso che tocca, come vediamo anche nell'organizzare questi incontri, tantissimi, tantissimi aspetti della vita. Per risolvere il problema non bisogna guardarlo solo dal punto di vista dello scienziato, non bisogna guardarlo tanto meno dal punto di vista del tecnologo, ma bisogna guardarlo in maniera complessa. Se noi abbiamo il coraggio e la forza di fare un progetto Manhattan ora, che raggruppi le menti migliori e possibilmente nel domenicale del Sole 24 Ore non ci faccia vedere Emma Marcegaglia sorridente, perché non c'è niente da sorridere su questi argomenti, beh, forse ce la possiamo fare, ma questo significa una grande prova di umiltà, un grande modo per rivedere se effettivamente questa, che è una società nella quale viviamo tra una bolla e l'altra al di sopra delle nostre possibilità, se abbiamo veramente il rispetto. Manhattan significa anche la città, è un villaggio di indiani che ha venduto per poche monetine a Peter Stuyvesant un'antica tradizione di civiltà con rispetto della natura, e vediamo se ci riusciamo ancora e se siamo ancora così degni di essere chiamati uomini sapienti. Insomma, un argomento problematico. Ecco, vediamo allora adesso un approccio un po' più, come dire, forse meno
tecnologico, meno scientifico, ma più appunto sociale. Quindi chiedo ad Andrea Olla del Social Forum di parlarci di come appunto questa scelta che adesso il governo ha fatto, che ci sta proponendo, è vista appunto da, forse da un aspetto un po' più politico, un po' più sociale. Il Social Forum a Cagliari ha lavorato molto sul problema del nucleare per attivare la popolazione che sta intorno a noi alla discussione e alla conoscenza di ciò che è previsto e ciò che incontreremo noi cittadini di questo mondo con gli ultimi ritrovati da parte del nostro governo sul problema dell'energia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando il nostro governo ha deciso di rientrare sul nucleare dopo tanto tempo, più di 20 anni, fermati, lo dicevano prima gli altri, non mi soffermo su questo nel momento in cui l'aspetto storico in maniera molto generale è stato già toccato, noi abbiamo pensato di incominciare a diffondere la discussione sul problema del nucleare, pensando che più le persone conoscono l'argomento, non in termini tecnologici, diciamo, ma in termini, per esempio, economici, ma anche di carattere sanitario, anzi, di carattere sanitario è al primo posto, secondo me, dal punto di vista della problematica delle popolazioni. Pensando che non dobbiamo inventare nulla, ormai si sa tutto sul nucleare, basterebbe che qualcuno volesse conoscere in dettaglio gli aspetti tecnologici, gli aspetti storici e gli aspetti disastrosi o disastri piccoli o grandi che ci sono stati sino ad oggi, tutti documentati, perché c'è una documentazione che l'AIE, che è una struttura di carattere internazionale che è ubicata a Vienna. Tutte le centrali al mondo sono collegate con l'AIE in maniera tale che qualsiasi tipo di incidente, più o meno grave, da Chernobyl più grave, da quello poco meno grave ma molto grave citato da Three Mile Island in Pennsylvania negli Stati Uniti d'America del 1979, tenete conto, questa data 1979 è da quell'anno che negli Stati Uniti d'America non apre più una centrale. È da quell'anno che si incomincia a pensare che la tecnologia della sicurezza della produzione di energia elettrica con l'uso di centrali termonucleari non è più accettabile dalla popolazione, per cui l'aspetto economico collegato con la produzione, con la sicurezza, è da quell'anno che incomincia ad aumentare il costo della produzione di energia elettrica con l'uso del nucleare, perché la sicurezza non è più garantita con i livelli che c'erano all'epoca. E guardate che il costo della produzione dell'energia elettrica nelle centrali termonucleari principalmente risulta essere una questione tecnologica della sicurezza, della schermatura e di tutto quanto quello che è collegato con il nucleare. E a questo punto il problema della radioattività, il problema dell'uranio, il problema del plutonio, dell'uranio 235 rispetto all'uranio 238 e così via, o il problema delle scorie, diciamo, il problema dei rifiuti, entra in questo contesto e tutte le popolazioni incominciano a discutere di questo, incominciano a percepire il problema che prima non esisteva, il
problema della sicurezza non esisteva. Tutti quanti dicevano che in termini di ora, anno, anzi di anno di produzione di questo energia elettrica, risultava essere sicuro per il semplice motivo che non era mai capitato un incidente grave. Dopodiché è capitato Harrisburg, grave, ed è capitato Chernobyl, gravissimo. Ma storicamente uno che volesse andrebbe in internet e trova una sfilza enorme di incidenti più o meno gravi. Gli ultimi sono ormai classificati quelli che stanno capitando a ripetizione in Francia, quelli che sono capitati a ripetizione in Giappone. Non voglio allertarvi più di tanto, però dobbiamo sapere che cosa ci aspetta. Dobbiamo sapere comunque che una volta che si utilizza, una volta che si tratta, una volta che si estrae l'uranio, perché l'uranio si estrae dalle miniere, e un tempo i minatori per estrarre l'uranio andavano a mani nude, così come trattava a mani nude Curie quando, Madame Curie quando trattava i suoi materiali che stava scoprendo la radioattività. Nel momento in cui Madame Curie è morta con le dita completamente mangiate dalla radioattività. E adesso mi soffermo però su un aspetto che io ho trattato anche come insegnante nel mio istituto. Lo voglio dire perché è importante, secondo me, che noi percepiamo anche quello che è la realtà attuale, oggi, perché è oggi che il nostro governo, per risolvere i problemi della Francia, e dirò perché, perché il problema che noi utilizziamo per comprare i prodotti francesi, tecnologia francese, tecnici francesi che verranno qui a costruire chiavi in mano, esattamente come è stato costruito chiavi in mano Arturo, si chiama Arturo, la centrale di Caorso, l'ultima centrale che ha prodotto energia elettrica per un anno, dopodiché è stata chiusa. Doveva essere un Arturo, tra virgolette, anche a Montalto di Castro, non se n'è fatto niente. Oggi c'è un'altra cosa che dobbiamo sapere, ed è appunto quello che dicevo prima, la percezione. Un'esperienza che ho fatto io nel mio istituto, insegnando statistica all'ultimo anno, ho provato a fare un test di carattere statistico collegato col nucleare. Molto semplice, una domanda secca, con un'ipotesi iniziale come tutti i statistici fanno per vedere se un determinato fenomeno si verifica oppure no. Questo fenomeno era di carattere sociale comunque. Percepire e vedere e ipotizzare che cosa si pensa in un certo ambito. L'ambito era il mio istituto, i ragazzi del mio istituto, gli alunni del mio istituto, è un istituto tecnico per chimici, corso per chimici, corso ambientale e corso anche informatico. Sono 22 classi del triennio, terza, quarta e quinta, 250 ragazzi a cui ho somministrato un quesito. Siete favorevoli o no al nucleare? Questo test è stato fatto subito dopo che nella legge 133 del 2008, l'articolo 7, la 133, per chi non lo sapesse, lo ricordo brevemente, è la legge che è stata contestata perché in questa legge il governo italiano azzerava in termini economici 8 miliardi da destinare alla scuola, per cui le scuole venivano occupate nel 2009, anzi sì, 2008-2009, l'anno 2008-2009, in questa legge, dove c'era anche il problema della decurtazione o dell'eliminazione, lentamente ma l'eliminazione, della scuola pubblica, c'è l'articolo 7 che recita esattamente così, è la prima volta
dopo averlo preannunciato, che il governo italiano inserisce un articolo nella legislazione italiana, strategie energetiche nazionali, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capoverso D, realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, e poi in D bis, promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o fusione o da fusione. Ecco, sulla base di questo io ho fatto questo test e ho somministrato personalmente in tutte le classi a quelli che erano presenti in quel giorno e ho ottenuto un certo risultato che vado brevemente a dirvi questo. La risposta poteva essere, la domanda era questa: date le tue conoscenze soggettive sul nucleare civile, assegna un valore numerico al tuo gradimento dell'uso dell'energia elettrica ottenuta dall'energia nucleare sulla base di una scala da 1 a 0. Erano accettati anche tutti i valori intermedi. 1, 0 era l'estremo, in sostanza 1 diceva niente nucleare e dava 0, 1 nucleare e diceva sì, tutto quanto nucleare andava bene, però poteva dire anche 0,2, 0,3, 0,4, sino a 0,9 e così via. Dopodiché si è fatto una elaborazione di carattere statistico, fare la media, una media aritmetica da questo punto di vista, e ho qui tabulati il risultato. L'ipotesi iniziale era che più i ragazzi, più questa popolazione conosce l'argomento e più lo rifiuta. Questa era l'ipotesi mia che io volevo verificare. Come la potevo verificare? Non con una volta, ma l'ho potuta verificare con 2 volte, nel senso che gliel'ho dato prima, come si dice, a vuoto, nello stato in cui si trovavano i ragazzi, senza molte informazioni, però alcuni le conoscevano, molte informazioni, altri non conoscevano niente, non sapevano nulla di questa cosa, non sapevano neppure che non ce n'era energia elettrica, che non ce n'è ancora energia elettrica, se non quella citata comprata dalla Francia. Poi dirò qualche cosa anche a proposito di questo comprata dalla Francia. La seconda ipotesi, il secondo dato che è collegato con questa indagine, veniva fatto dopo che gli si dava l'indicazione: andate, informatevi, cercate di sapere quanto più potete. Quelli che volevano farlo lo potevano fare, davo indicazione di libri, bibliografia, gli dicevo di andare a smanettare al computer in internet e di conseguenza poter accedere a tantissime informazioni, leggere i giornali, ascoltare la televisione e ascoltare la radio e vedere la televisione, discutere, mettersi a discutere con i rispettivi professori, non con me, con tutti i professori possibili e immaginabili. Molti professori hanno discusso di questo dopo il primo test. Al secondo test io volevo verificare se si modificava la percezione. Ho verificato la cosa. Ho tutti i dati qui, posso metterli a disposizione. Mi soffermo soltanto a darvi il risultato brutto. Era la percezione positiva, la accettazione positiva arrivava a 30% nella prima indicazione ed si è abbassata al 26% nella seconda, il che significa che si è abbassato. Il test è stato fatto anche con i docenti, quelli di tutto l'istituto, e anche qui ho avuto la stessa rispondenza, sempre a livello del 30%. A livello, il dettaglio non continuo su questo aspetto. Voglio invece dire che sono molto contento di poter parlare qui, nella zona dove, se si dovesse costruire una centrale termonucleare in Italia, si dovrebbe costruire qui dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della popolazione. Ecco perché
tutti quanti quelli che siete qui e che operate qui vicino, perché dovete sapere, l'hanno già detto, che se si deve costruire una centrale in Sardegna si costruisce nel Cirras, esattamente fra Arborea e Santa Giusta, esattamente lì, vicino al mare, nella parte che è collegata col porto, perché io che ho visitato quello, gli altri invece lo sapranno, è sgombra completamente di case, è sgombra completamente quindi anche di popolazione, ed è la zona ideale perché in Sardegna è asismica rispetto a tutte quante le regioni italiane. Abbiamo la più bassa densità di popolazione e di conseguenza un ipotetico incidente coinvolgerebbe in minor misura la quantità di popolazione. Abbiamo poi la Sardegna già militarizzata, perché una cosa del genere prevede la militarizzazione. Abbiamo poi ancora un'altra condizione che è prevalente rispetto a tutte le altre regioni italiane. Abbiamo già buchi, perché abbiamo già delle miniere, poiché queste siano valide o meno per buttarci dentro le scorie di tutta l'Italia, perché una delle condizioni, non so se è la peggiore o se è peggiore questa o peggiore la costruzione di una centrale termonucleare, la gestione delle scorie, che è una delle cose per cui non si dovrebbe costruire una centrale termonucleare, perché produce scorie in più di quelle che ci sono oggi. Guardate che la Francia, e ho terminato davvero, la Francia oggi soffre del fatto che le varie scorie con piccole quantità di radioattività, sapete dove le ha messe? Le ha distribuite su tutto il territorio francese, sulle strade, ha costruito e ha portato gli inerti rilevati nelle miniere della Francia. Andate in internet e trovate, poi disponibile a darvi anche una bibliografia e a darvi anche una sittografia, l'indicazione dei siti, però basta scrivere nucleare in Google e trovate una sfilza di cose. Tutte quante queste cose che vi sto dicendo io sono frutto di ore e ore passate a leggere queste cose. Ci sono ben 8 in YouTube che raccontano quello che sta capitando in Francia oggi. Ci sono intere popolazioni, interi villaggi costruiti sopra i rifiuti delle centrali termonucleari francesi. Sono 58 le centrali francesi. E adesso l'ultima cosa e ho finito. È vero che noi compriamo energia elettrica dalla Francia, ma lo sapete quando lo compriamo in termini temporali? Di notte. E sapete che uso ne facciamo di questa energia che compriamo dalla Francia? Solleviamo l'acqua del lago di Garda, per esempio, questo è vero, per poi utilizzarla in caduta, solleviamo l'acqua con il pompaggio dell'acqua con una pompa che è attivata di notte dall'energia elettrica e mandiamo ad un salto, energia potenziale diventa questa, idrica, dopodiché di giorno la pompa diventa invece alimenta l'alternatore con una turbina idrica e di conseguenza facciamo di nuovo energia elettrica. Questo è l'uso. E perché la Francia, e perché noi utilizziamo questo e la Francia ci vende in questo modo? Ho finito. Perché la Francia è in sovrapproduzione. E siccome la centrale termonucleare non ha la possibilità di spostare e di farne quante ne vogliamo o quanto ne consumiamo, ecco che la vende di notte quando non consuma nelle proprie industrie. Mi fermo, grazie. Bene, siccome questo intervento è stato un po' più lungo, quindi io direi di fare una cosa adesso, siccome c'è sicuramente un pubblico interessato e suppongo curioso anche di approfondire le diverse posizioni che sono emerse,
molto differenti, abbiamo visto, no? E con problematiche appunto differenti. Proporrei di cedere il microfono al pubblico affinché possano fare delle domande e poi i diversi relatori possono rispondere magari in sintesi. Quindi chiederei domande brevi e risposte altrettanto brevi. Intanto i dati su internet, inutile dire che molte sono bufale, ma tante sono anche verità, quindi non è come la televisione, in parte cazzata, in parte verità. Quindi bisogna saper sfruttare anche questa cosa qui. Per la precisione ci sono 18 centrali su 56 in difficoltà in Francia. E poi non è vero che ci sta vendendo corrente, per esempio io so esattamente il contrario, la Francia ha un deficit di corrente, malgrado le centrali nucleari. Comunque detto questo, io volevo fare una riflessione un attimino un po' più estesa, non voglio entrare nel merito tecnico, sono sempre stato antinuclearista, ma per altri motivi, non per chissà perché, però mi voglio riallacciare al discorso di Giorgio, che diceva appunto delle zanzare, no? Direte cosa c'entrano le zanzare? La lotta alle zanzare in Sardegna ha decretato la fine di tantissime specie animali che io e tante altre generazioni di oggi non abbiamo conosciuto. Io sono particolarmente incazzato per questa cosa, io li avrei volute conoscere, avevo il diritto, professore, di conoscere questi animali. E la stessa cosa, e lo stesso problema, me lo pongo per le generazioni future. Io non voglio lasciare debiti alle generazioni future, perché lasciargli le scorie? Io mi sarei incazzato al posto dei bambini che nasceranno fra 100-150 anni. Onore e merito alla fisica che riesce sicuramente a razionalizzare le perdite, a riutilizzare il plutonio, a recuperare tutte queste cose, ma le scorie ancora, mi spiace dirlo, ma è un chiodo che non riuscite a scalfire, ma neanche con tutti i calcoli che esistono. E questo è un discorso, e su questo è punto. L'altro discorso che voglio fare è una sorta di teoria generale, sarò rapidissimo. Io credo che questa crisi che attraversa il pianeta in generale non avrà una fine molto rapida, ma sarà una crisi molto lunga. E uno dei motivi che mi spinge a pensare questo è il grande battage che gli Stati Uniti e il mondo occidentale in generale si sta prendendo a cuore verso l'Iran, che vuole le centrali nucleari. Non si capisce perché non ne abbia il diritto. Allora uno si chiede, ma perché tanto casino? Se noi lo vogliamo fare e la popolazione non vuole, lo Stato vuole, l'Occidente è d'accordo, l'Iran lo vuole fare per fare progresso, eccetera, ma tutti si incazzano perché non vogliono, è un paese occidentale l'Iran, se qualcuno va a Teheran sembra di essere a New York, sono abbastanza sviluppati, a me sembra un popolo occidentale, francamente. Comunque detto questo, mi viene da pensare che il discorso sul nucleare non è un discorso che lo vogliamo o non lo vogliamo, è una scelta politica generale e nazionale. Io credo che le risorse di questo pianeta si stiano assottigliando, francamente, e si siederà al tavolo della spartizione dei beni futuri solo chi avrà il nucleare in casa. Allora, che si faccia un discorso molto serio e politico su questo. Se noi vogliamo sederci ai tavoli futuri per la spartizione del pianeta, delle risorse del pianeta, facciamo una scelta di questo tipo e facciamo una scelta nucleare, perché non è, badate bene, slegato dal discorso militare, professore, altro che dati sul sicuro o non sicuro, c'entrano veramente poco. Questo serve per dare cibo alla popolazione, per dividerci, per spaccarci come al solito. La scelta più grossa sarà questa: se noi dobbiamo sederci in quel tavolo per dividerci le residue ricchezze del pianeta o no. Allora chi avrà il nucleare in casa potrà sedersi e decidere, diversamente saranno tagliati fuori tutte le altre nazioni. Su questo mi piacerebbe un intervento politico in questo senso. Grazie. Sì. Magari per par condicio, visto che tutti gli interventi mi sono un po' sbilanciati tutti da un lato, forse professor Randaccio. Onestamente io non mi sento di parlare di strategia. Diciamo, io mi configuro come un tecnico. Mi immagino che prima o poi si faranno le centrali nucleari, è inevitabile, permettetemi di dire. A quel punto ci dobbiamo affidare dei tecnici. Faccio un piccolo appunto sulla storia del DDT.
È vero che il DDT è stato abolito perché si trovava anche, mi pare, in Antartide, però da quando è stato abolito il DDT abbiamo 2 milioni di bambini morti ogni anno di malaria. Punto e virgola. Se parliamo di pericolosità di tecnologie, la prima cosa da fare sarebbe chiudere la circolazione stradale, eliminare il gas di cucina, smettere di fumare, chiudere le centrali idroelettriche. Ottobre 1963, disastro del Vajont, 2000 morti in pochi minuti. Le centrali nucleari non hanno fatto tanti morti. Attenzione, il disastro di Chernobyl, il disastro di Chernobyl, ufficialmente, come ricordava il collega professor Olla, nei documenti Enea, IAEA di Vienna, finora sono documentati 57 morti. Poi mi diranno, ma i morti saranno molti più. Sono sicuro, guardate, secondo me, entro 60 anni in Bielorussia moriranno molti milioni di persone. Non solo in Bielorussia, ma anche in tutta Europa. Moriremo tutti. Per cui, dire che, signori, fare le statistiche sui morti è facile, basta aspettare. Moriranno tutti. Poi molti si ammaleranno. Il problema è stabilire se c'è una correlazione tra l'incidente di Chernobyl e l'effetto. L'unica cosa che si può fare è fare delle differenze statistiche. E i dati a seguito dell'incidente di Chernobyl non sono per niente allarmanti. Quindi dico soltanto un aneddoto per cui io vengo preso sempre in giro. Lo dico lo stesso, tanto qualcuno riderà perché mi dirà, l'ho sentito anche un'altra volta. Si ha paura delle cose che non si conoscono. Quando uno conosce un pericolo, lo affronta tranquillamente. Io chiedo sempre ai miei studenti, qual è il posto più pericoloso che frequentate? Vi do direttamente la risposta. È la cucina di casa, dove ci sono i pericoli peggiori. Ci sono fiamme libere, piastre roventi, gas tossici, onde elettromagnetiche di intensità così alta che riescono a cuocere un pollo in pochi minuti. Ci sono lame libere a disposizione dei bambini, addirittura lame ruotanti ad alta velocità nei frullatori. Guardate, le cose che ci sono nella cucina, come sa bene il mio direttore, non si possono tenere in un dipartimento di fisica. È proibito avere le cose che si hanno in casa. Le scorie. Modestamente credo di... ahimè, qui veramente mi sto prego, perché io sono uno dei produttori di scorie, smaltitori di scorie. Le scorie radioattive esistono. L'Università di Cagliari smaltisce ogni anno parecchi metri cubi di scorie radioattive, perché la radioattività si usa per ricerca, si usa anche in ospedale. Attualmente, se negli ospedali ci fossero le stesse norme di sicurezza delle centrali nucleari, tutti gli ospedali sarebbero chiusi. Gli ospedali utilizzano una quantità enorme di radioattività. Pensate che un boccettino di radioattivo che viene iniettato nel corpo di un paziente per fare un'analisi non si può tenere sul tavolo, è proibito, perché è una quantità di radioattività elevata. In ospedale questa radioattività viene inoculata dentro la vena del paziente per fare un'indagine che poi produce sicuramente un piccolo detrimento alla salute del paziente, però un enorme vantaggio. Per cui la tecnologia della radioattività si usa, la usano dei medici che riescono a salvare la vita delle persone perché scoprono in tempo, per esempio, un tumore che è ancora in fase di crescita, prima che... dove le mettono? Come si smaltisce? Se lei vuole vedere come vengono trattate le scorie, benvenuto. Vedrà, guardi, ogni bidone di scoria sono 20 litri, ci costa... E ogni volta che mi vedeva Pasquale Mistretta faceva così, dice, ma quanto spendiamo di smaltimento? Ogni bidone costa 350 euro, 700 euro di smaltimento. Dopodiché, siccome sono scorie di categoria bassa, vengono accantonate in un capannone, poi sono scorie che rimangono in superficie. No, non è proprio una domanda, però era... una osservazione su cui però magari chi ne sa più di me mi può dare una risposta. Voglio ragionare per assurdo. Supponiamo che non esista e non ci sia neppure il problema, un pericolo grave per la salute, quanto alla radioattività, eccetera, relativamente alle centrali nucleari, che comunque la cosa sia risolta e non ci sia i contrasti che invece ci sono su questo.
Io mi pongo il problema: quanto pesa economicamente e quanto pesa sulla democrazia? Perché se il nostro sviluppo avviene nel coinvolgimento diretto delle persone che risparmiano l'energia, che vedono una crescita in cui sono direttamente partecipi, non sprecandola l'energia, pensando di costruire case in modo adeguato, e quindi naturalmente questo è anche un problema dei cittadini ed è un problema degli stati da cui i cittadini vengono rappresentati. Se c'è una partecipazione attraverso l'utilizzo dell'energia dolce, del sole, del vento, insomma in maniera integrata, e del risparmio, quanto ci guadagna la democrazia e quanto ci perde se invece con uno strumento come le centrali nucleari, che hanno bisogno di enormi finanziamenti, che hanno bisogno di un enorme controllo per la sicurezza, che hanno bisogno della militarizzazione vera e propria, e non mi dimentico che nel decreto del governo, nella legge del governo, viene posto il segreto militare anche, persino sulla collocazione dell'energia nucleare, quanto economicamente costa e quanto anche sul piano della democrazia, soprattutto questo mi pongo, sul piano della democrazia, perché sono decisioni tutte prese dall'alto, in cui i cittadini non sono coinvolti, mentre una diffusione sul territorio delle fonti di energia, una coinvolgimento potrebbe forse garantire molto meglio una democrazia partecipata anche per quanto riguarda la produzione della propria ricchezza energetica. Allora, siccome mi pare che questo argomento l'avesse già in qualche modo accennato Michelangelo Puliga e Franco Meloni, e allora do a tutte e due l'opportunità di intervenire. Dunque, io penso questa cosa abbastanza semplice. Il modello nucleare propone un modello già consolidato di distribuzione dell'energia elettrica, cioè la grande centrale che produce l'elettricità per un intero territorio, per esempio ne basterebbe una sola per la nostra isola, e distribuisce praticamente l'energia elettrica a tutte le case, quindi agli utilizzatori finali. Il modello invece della cosiddetta generazione distribuita è un modello diametralmente opposto, per cui ci sono tanti piccoli produttori che tendono a creare delle isole elettriche e a dare della corrente elettrica a quartieri o addirittura a singole abitazioni. Ora c'è da dire una cosa che è molto molto importante. Non si può passare da un modello all'altro senza un costo, perché la rete elettrica attuale è costruita gerarchicamente. Quello che noi sappiamo è che c'è una rete da alta tensione, diciamo dalla centrale elettrica che immette un'enorme quantità di energia fino al piccolo utilizzatore finale, che invece è semplicemente una foglia di una grande pianta. Questo è molto diverso. Per cui se noi avessimo con la rete attuale un sistema distribuito di generazione, tantissimi piccoli produttori di elettricità, probabilmente a quello che si sa andremo al collasso del sistema elettrico, perché non abbiamo attualmente neanche la conoscenza di cosa succederebbe creando tantissime isole elettriche, quando questa elettricità, che ricordiamoci, quando viene immessa in rete deve essere consumata, l'elettricità non si conserva, non è come una conduttura dell'acqua che voi chiudete il rubinetto e quella rimane sempre all'interno, ma invece l'elettricità deve essere in qualche modo utilizzata, altrimenti viene sprecata, di fatto non ci sono altre possibilità. Quindi quello che noi dovremmo capire è che cosa succederà se la rete dovesse essere portata dall'altra parte. Quindi chiunque dica oggi, attualmente, dice cioè si può passare da un momento all'altro, da un modello che è quello centralizzato a un modello che è quello distribuito, gli dico attenzione, dobbiamo comunque fare degli investimenti tecnologici nella rete elettrica, cosa di cui oggi ancora secondo me non si sta facendo abbastanza. Per cui probabilmente quello che ci vorrà sarà una via di mezzo. Certamente in un futuro lontano andremo verso quelle che sono le cosiddette smart grid, cioè delle reti elettriche in
intelligenti, in grado di capire dove stanno avvenendo le perdite, dove stanno avvenendo invece i maggiori consumi di elettricità e di convogliarli direttamente lì senza buttare l'energia elettrica in maniera completamente a spreco, perché la nostra isola, se avesse una centrale nucleare al 99%, rischierebbe anche di sprecarla una gran parte di quell'elettricità, cioè nel senso che la centrale nucleare non è che può essere moderata all'istante, quindi nei momenti in cui c'è poco assorbimento della corrente elettrica, l'unica cosa che si può fare, in mancanza di acqua che può essere pompata, è provare a inviarla verso la rete continentale, ci sono i cavi sottomarini che stanno venendo per questo. E chiudo qui anche perché voglio lasciare la risposta alla parte democratica a professor Meloni, che probabilmente ha più il polso di questa parte politica, avendo anche un lungo corso, diciamo, non tanto da politico quanto più una lunga esperienza di vita e aver visto tanti aspetti della politica italiana. Grazie. È stato lei a dirlo questo. Molto bello avere gli studenti presenti. Dunque, visto che appunto si parla del 1945, l'anno cruciale in cui sono nato io e sono successe quelle altre piccole cose, è anche un anno importante perché la prima volta è partito da lì la non belligeranza, cioè dal 1945 non c'è più una guerra mondiale. Quando io parlo di progetto Manhattan, con tutta la complessità che ne può derivare, intendo anche metterci dentro una parte fondamentale che si chiama qualità della vita. Il progetto Manhattan è uno dei più segreti, e Robert Oppenheimer lo sa perché lo stava scontando quasi bruciato su una sedia elettrica, è uno dei progetti più tenuti in segreto della storia dell'umanità. Ecco, quello che vorrei io è un progetto Manhattan estremamente aperto. Lo so che è molto, insomma, quasi ipotetico, è quasi utopistico pensarlo, però questo significa una qualità della vita fondamentalmente diversa. Noi viviamo con la grandissima paura che succedano dei grandissimi disastri, disastri che però provochiamo noi, non tsunami o terremoti che ci ricordano sempre la nostra fragilità intima. Ecco, in una visione complicata, complessa, come quella che merita una risposta al problema dell'energia, io vedo una grandissima partecipazione da parte di tutti che sono consapevoli di quello che sta succedendo. Il fatto che io sia così apparentemente molto sereno e tranquillo non significa che io fortemente non sia furibondo. Ho un nipotino di 2 anni e potrebbe bastare questo come argomentazione. Io sono furibondo perché oltretutto, siccome sono un sardo e sono anche permaloso, credo che una delle motivazioni per cui la Sardegna è il posto migliore per mettere la centrale nucleare oppure le scorie o entrambe è che ci sono i sardi. Scusate, ma io ho sempre questa idea un pochettino, come diceva Cicerone, che non siamo razza. Cioè, è una delle tante, dei tanti argomenti che mi tengono nervoso. E io non voglio vivere nervoso, io voglio giocare con mio nipotino, essere tranquillo, essere sereno, non vivere come i Simpson, che vivono con gli errori del progetto intelligente, con gli occhietti. Adesso probabilmente a Calabria ci saranno dei mugini con 82 bottarghe, non lo so, magari le potremmo usare anche per rischiarare la notte le stanze, se sono luminescenti. Cioè, bisogna avere anche una certa razionale paura di che cosa sta succedendo, perché io non mi fido, come ho scritto sul sito, quando si parlava di Three Mile Island, c'era il ministro dell'industria, dell'economia, della ricerca italiana, che diceva, signori, usate l'ascensore solo in salita. Cioè, questo era un cretino, noi siamo amministrati da cretini, siamo amministrati da incompetenti e io dovrei dare la mia vita e quella di mio nipote e la mia terra in mano a questa gente. Ma vogliamo parlarne seriamente? Cioè, a un certo punto è giusto parlare della semplicità del processo nucleare, della bellezza del processo nucleare, di quanto è stato bravo Einstein, ma c'è stato Hiroshima, c'è stato Nagasaki, ce l'abbiamo dentro queste cose come cittadini coscienti di questo secolo di morte. Allora, vogliamo continuare su questa linea? Vogliamo farci del male? Vogliamo sederci sempre nel tavolo dei vincitori? Ma con quale diritto? Perché non cerchiamo di capire che siamo parte di questo disegno? E lascio a voi dire se è intelligente o meno, ma è un disegno che non si capisce bene. Però capiamo bene la nostra responsabilità. E come uomini politici, diciamo no al nucleare. Porca puttana!
Io faccio delle domande, sono qui come turista, sono passavo e mi è venuto in mente proprio come turista che sono stato anni fa, comincio con questo piccolo raccontino, anni fa ero nella Valle del Rodano e ho visto il cielo nero e ho pensato che stesse per piovere. 20 chilometri dopo ho visto una sigaretta, due sigarette, forse tre erano. Ho pensato alle ciminiere di, come si chiama qua su, di Abbasanta, sopra Abbasanta, di Ottana. Ho pensato che c'ero passato attraverso la mattina e non si riusciva a respirare. E ho pensato che quella zona era molto inquinata. Sono andato avanti ancora, non voglio esagerare, ma penso che siano stati almeno 30-40 chilometri di rettilineo lungo la Valle del Rodano verso queste tre sigarette, che lentamente sono diventate delle torri immense che sputavano in aria una valanga di, ho scoperto dopo, solo di vapore. Ma, voglio dire che tutte le volte che torno da Cagliari io vedo il Campidano in questo modo. Tutte le volte mi viene proprio spontaneo di ricordare quella cosa. Inviterei veramente tutti quanti ad andare nella Valle del Rodano un attimo, proprio perché esistiamo anche da questo punto di vista, non esistiamo soltanto dal punto di vista della tecnologia, eccetera. Poi adesso volevo fare una serie di domande, detto questo, volevo fare, che magari c'ha poco senso, ma insomma, volevo fare una serie di domande, no? Volevo chiedere se a Michelangelo ha parlato di 100 miliardi di euro per la realizzazione delle centrali nucleari. Io volevo sapere se una cifra del genere, non riesco manco a immaginarla francamente, no? Non so cos'è, ma se con una cifra del genere non si potrebbero, per esempio, non so, mi viene in mente tappezzare i tetti, obbligare i tetti di tutte le case ad usare invece delle tegole, usare, non so che spese abbia l'eolico, ecco, non riesco quindi a fare un paragone, però mi vengono in mente queste cose. Poi, ecco, non ci sono alternative migliori del nucleare, visto che il nucleare comporta discussioni di questo tipo? Mi viene in mente, in caso di guerra, dov'è che butterebbero una bomba i nemici? Non succederà forse. Mi viene in mente che forse non vengono abbastanza divulgate le statistiche sugli incidenti nucleari. Io sono rimasto a Chernobyl. Chernobyl non so nemmeno dov'è, deve essere a circa 2000 km, 3000 km da qui. E qui rileviamo ancora oggi la radioattività di Chernobyl e non sappiamo quali sono le conseguenze. Cioè, noi veramente stiamo rischiando così tanto, anche se la probabilità è piccolissima, è minima, ma la gravità dell'incidente è così alta che veramente ci sentiamo di rischiare una cosa di questo tipo, non so. E infine, un'altra domanda la facevo al professore che ha fatto quell'indagine sui suoi studenti, no? Il campione è un po' piccolo, forse i ragazzi non si sono ben informati perché non sembra che sia aumentato di molto, no? È diminuita. Sì, non sembra che sia diminuita di molto, aumentata, vai. Se uno aumenta l'altra diminuisce. E in altre, cioè, mi viene in mente che questa idea di informarsi in Italia probabilmente non c'è e si dovrebbe, mi viene proprio da dedurre che in Italia si fa il tifo per un'idea preconcetta, più che, visto che la variazione è stata così piccola, no? Se si fossero informati tutti probabilmente sarebbe successo qualcosa, non lo so, mi sembra come esperimento non abbastanza probante, no? Ecco, volevo, si potrebbe fare di meglio forse. Per quanto riguarda, ecco, non so, mi viene da pensare tutte le volte che passo nella vallata di Cugliere, che mi dispiacerebbe distruggere, che però lì ci starebbe benissimo una diga che darebbe acqua alla Sardegna, che darebbe, che insomma, in cui si potrebbe sviluppare anche la centrale elettrica ad acqua. E per quanto riguarda il professor Randaccio, volevo fare alcune osservazioni sulle sue obiezioni, no? Il fatto che il DDT sia stato eliminato e 2 milioni di bambini muoiono, mi chiedo, ma dove muoiono questi 2 milioni di bambini? Mica in Italia, muoiono nei posti che abbiamo abbandonato e dove di certo non buttiamo veleni alternativi al DDT, non abbiamo fatto nessuna ricerca al riguardo, ci siamo fermati. Il fatto che Longarone abbia creato 2000 morti, è vero, da un punto di vista statistico sono più quei 2000, magari di tutti i morti documentati o che comunque ufficialmente si accettano legati al nucleare e insomma legati comunque ai problemi delle centrali nucleari, ma questo secondo me dovrebbe soltanto mettere in guardia sul come si lavora per l'energia, mettere in guardia sul
sulla sicurezza che va ricercata sempre e comunque per l'energia. E infine, per quanto riguarda il problema delle radiazioni, volevo consigliarmi, scusi se la presunzione, no? Sto leggendo in questo momento un libro di Fred Gigerenzer, si chiama, che dice "Quando i numeri ingannano". A proposito delle mammografie, sembra che, anzi sembra, è proprio provato che lo screening mammografico che è stato messo in atto, la campagna di screening che è stata messa in atto per cercare di prevenire il cancro, in realtà ha creato più tumori di quanti non ne abbia. No, abbiamo i dati, ci sono i dati, professore, la invito a leggere il libro con attenzione, e sembra che comunque non ha ridotto in nessun modo la mortalità. Ha permesso di individuare il cancro, ma non ha ridotto la mortalità per cancro. Allora, voglio dire che tante cose, era soltanto un problema di metodo, no? Ma volevo dire che tante cose che noi facciamo forse meritano veramente una riflessione di tipo diverso, più che squisitamente tecnologico. Ecco. Ho visto che il professor Randaccio faceva delle operazioni, quindi forse ha qualcosa da dire, poi dopo passerei la parola ad Andrea Olla per quella critica alla sua statistica. Dunque, forse la dottoressa Rau ha dei numeri più precisi di me. Facendo dei conti a palmi, ogni anno consumiamo tra i 30 e i 50 miliardi di euro di energia elettrica. E ho contato... No, quei dati sulla Sardegna lo so, sono 12 terawattora per anno. Ma facendo il globale di tutta l'Italia, paghiamo dai 30 ai 60 miliardi di euro l'anno di energia elettrica. Quindi 100 miliardi di euro per costruire una centrale, per costruire tutte le centrali nucleari del prossimo futuro, visto che è un investimento per almeno 60 anni. Non sono una cifra così tremenda. Sì, sicuramente, ma tutto costa, chiaro. Seconda cosa, le mammografie mi sembra veramente fare terrorismo dire che le mammografie incidono, aumentano la probabilità di incidenza dei tumori. Questo lo ritengo, insomma, sarei più prudente ad affermare una cosa simile. Come? Ok, con la mammografia. Questo mi permette il mio mestiere. Questo è veramente il mio mestiere, cioè cercare di monitorare intanto e ridurre la dose delle persone che fanno le radiografie. Sicuramente, no? Sicuramente. Ci sono anche delle leggi, c'è la legge 187, dice che bisogna usare delle tecniche alternative, però per la mammografia in questo momento sicuramente è il metodo più efficace. Non so, forse io passo la parola agli altri, perché forse questi erano gli argomenti su cui mi sento più coinvolto. In sintesi. Io vorrei citare il fatto che, per rispondere alla sua domanda, siamo partiti già con un 30% soltanto di favorevoli. Però voglio citare invece un'altra cosa per le persone che avevano la possibilità di informarsi e alcune erano informate. Parlo degli insegnanti. Su 62 il dato più importante è questo relativo ai docenti che hanno scelto il valore netto o 0 o 1. Bene, su 62 dicevo, su 62, 41 hanno detto zero, non lo vogliono la centrale termonucleare, non vogliono il nucleare, e solo 4 hanno detto 1, gli altri hanno espresso un valore. La media generale è dell'11% in sostanza, dei docenti della mia scuola. Certo che il test, l'ho detto all'inizio, è una cosa parziale, è in un ambito, un elemento totale però che è di questo tipo. Ma io vorrei aggiungere un'altra cosa per terminare il mio intervento, che il nostro governo, e ho terminato davvero,
ha già predisposto tutto quanto per costruire la centrale nucleare, le centrali nucleari, dove loro vogliono, avendo predisposto di militarizzare tutte le località dove si dovessero individuare i luoghi per costruire la centrale o per mettere le scorie. Vorrei effettivamente allertare tutti quanti quelli che sono qui in questa zona, che vivono qui in questa zona e che generano bambini o che hanno già generato bambini e magari sono già nonni come sono nonno io, e che lavoro dal punto di vista politico proprio in funzione dell'essere nonno di mia nipotina. E penso che non basti neppure questo per allertarci, ma pensiamo ai 24.000 anni. Perché? Perché è fra 24.000 anni che il plutonio che oggi noi produciamo con la fissione termonucleare dell'uranio 235 è che si dimezza dopo 24.000 anni. Forse noi non abbiamo neppure la prospettiva di che cosa è il tempo di 24.000 anni. Noi stiamo investendo oggi senza sapere come trattare questo materiale. E se noi non ci muoviamo singolarmente a livello sociale, ce lo metteranno nel CIRRAS questa centrale termonucleare. Oppure, sì, così, anche se sembra ironico, il CIRRAS è una località qui vicino, vicinissimo, e voi dovreste essere il cuore di resistenza a questa centrale. Guardate, il confronto oggi si può vedere andando e sapendo che cosa sta capitando in Val di Susa. I cittadini valsusini si stanno mobilitando per fare in modo che la loro valle non venga inquinata ulteriormente da quello che sta capitando, che capita normalmente con un'autostrada, due strade nazionali, una ferrovia che è la ferrovia internazionale del Frejus che collega la Torino-Lyon, e vogliono costruirne un'altra bucando per 54 chilometri le Alpi. E su queste montagne non c'è soltanto l'amianto, e c'è amianto perché lì c'era una miniera di amianto, ma c'è anche l'uranio. Sì, grazie. Io non sono un turista, sono nato, cresciuto e vorrei morire in questo territorio, possibilmente di vecchiaia e non di altro. Non entro nel merito tecnico delle centrali nucleari, dico solo che l'esperienza, per fortuna con le poche esperienze che si sono verificate nel mondo, certamente non ci danno il massimo della garanzia possibile. Vorrei fare una domanda dal punto di vista economico, se una risposta ci può essere. Qual è il vantaggio che si avrebbe della costruzione della centrale nucleare in Sardegna? Considerato due cose. La prima è che la Sardegna ha un piano energetico regionale, e che per quanto riguarda l'autoproduzione arriva al massimo della sua necessità. L'altra cosa è che ogni volta ci ricordano tutti quanti che in Sardegna abbiamo due ricchezze, non abbiamo grandi industrie, però abbiamo due ricchezze, che è il vento e il sole, che sono le due cose che ci possono consentire di pensare, così come è stato fatto nell'ultima legislatura della Giunta Soru, all'energia alternativa, all'energia rinnovabile. Ma ha ragione l'ultimo intervento del professore, che ha cercato di scuoterci, perché sta passando un po' in silenzio, che ormai pare cosa certa, anche se secretata, che una delle possibili localizzazioni delle centrali nucleari sarà l'Oristanese, in modo particolare il CIRRAS. Il CIRRAS, dove, bisogna ricordarlo, è un'area SIC, un'area ZPS, dove c'è attorno
la nostra industria, che è l'agricoltura e le aziende zootecniche, ma soprattutto ci sono attorno delle lagune che producono ricchezza, dove centinaia di famiglie traggono reddito da quel bene, e non si riesce a capire, o meglio, si riesce a capire per le motivazioni che sono state dette, perché farla in Sardegna e perché farla ad Oristano. Forse è vero perché siamo sardi, perché siamo anche, io aggiungo, oristanesi. La regione Sicilia ha deliberato avantieri un ordine del giorno unitario dove dice la Sicilia è contro il nucleare. Lo abbiamo fatto anche noi in consiglio regionale, dove abbiamo raggiunto un compromesso, perché è una mozione del centro-sinistra, e il centro-destra ha giocato al ribasso portandoci a un ordine del giorno unitario, che è vero, è importante l'unitarietà in queste cose, perché non credo che ci sia né destra né sinistra da diversificare in argomenti come questi, però certamente, così come in altri settori, la forza politica oggi del Consiglio regionale, della Giunta regionale nei confronti del Governo nazionale è uguale allo zero. Io sono certo che, che in Sicilia non verrà localizzata alcuna centrale nucleare, mentre invece c'è molta probabilità che venga localizzata in Sardegna. Io credo che dobbiamo svegliarci, perché se è vero che serve l'energia elettrica nel nord Italia, la costruiscano lì. Non lo faranno mai, perché Bossi certamente conta molto di più di tutta la Sardegna messa insieme, però io credo che anche da questa riunione debba partire un grido d'allarme e un svegliamoci come sardi, in modo particolare come oristanesi, perché noi dobbiamo assolutamente vietare che una centrale di questo tipo venga non a produrre ricchezza, ma a produrre danno in un territorio che campa dall'agricoltura, dagli allevamenti, e ha investito in tutti questi ultimi decenni su un settore che è quello del turismo, che con grande difficoltà sta cercando di andare avanti, e non vorremmo fare passi indietro di decenni. Grazie. Grazie, io sono Nicola Culeddu, sono il portavoce del Comitato Non Nucleare del Nord Sardegna, quindi sono di parte. Però volevo fare una domanda al professor Randaccio, che è un tecnico, un esperto. La costruzione della centrale nucleare diminuirebbe a Oristano gli incidenti domestici? Sicuramente. La costruzione della centrale nucleare diminuirebbe sicuramente l'inquinamento da trasporto su gomma su strada. A me mi sembra che sono due argomenti completamente disgiunti, e questo è l'errore su cui cadiamo quando andiamo a fare le conferenze. Il problema non è qual è l'effetto della centrale nucleare su cose che non c'entrano nulla, come incidenti domestici e incidenti stradali, ma il problema è che in Germania hanno fatto un rapporto che si chiama KIKK, dove dimostrano, numeri alla mano, che dentro 5 km di raggio l'incidenza delle leucemie nella popolazione diventa 2,46 volte più alta. Se noi siamo disposti a scambiare quelle morti con il lavoro e qui mi rallaccio al discorso che aveva fatto lui, un monopolio energetico totale, cioè c'è un solo produttore, una centrale elettrica, un solo produttore, quindi siamo costretti a comprare energia elettrica da quel produttore, allora questi sono gli argomenti su cui bisogna ragionare, e non sul se le automobili aumentano o diminuiscono, se costruiamo o non costruiamo una centrale nucleare. Grazie. Beh, io ho citato gli incidenti domestici e gli incidenti stradali per dire, semplicemente perché la gente affronta con spavalderia dei rischi, nonostante sappia che effettivamente ci sono pericoli concreti. Ho detto questo, poi rispondo alla tua domanda. Scusa, ci possiamo dare del tu? Sì. Il fatto che diminuiscano gli incidenti domestici è sicuro, perché da quel momento in poi si dovrebbe proibire l'uso del gas di cucina, che è sicuramente una delle maggiori fonti di incidenti fisica. Terza cosa. E qui chiudo, vorrei soltanto dire una cosa. Supponendo che tutti i tentativi di serve tutto. Diciamo, la soluzione è quella di un mix, fare soltanto
energia elettrica con centrale nucleare sarebbe totalmente sbagliato, nessuno la penserebbe così. Voglio dire soltanto una cosa: nel caso tutti i tentativi di Sardegna Democratica fallissero, Auristano dovrebbero semplicemente aumentare il prezzo. Vorrei fare un annuncio. Qua davanti ci sono due bandiere che dicono no al nucleare, no alle scorie. Lì all'ingresso ci sono delle bandiere di questo tipo. Il Cagliari Social Forum vorrebbe distribuire tutte quante queste bandiere, specialmente le vorrebbe distribuire a partire dal luogo dove, secondo noi, dovranno costruire la centrale. Se tutte le popolazioni lì intorno e tutti i sardi mettessero una bandiera dicendo no al nucleare, probabilmente anche chi di dovere dovrà stabilire se devono militarizzare, nel senso di far venire l'esercito qui, perché altrimenti tutte le popolazioni andranno in quel posto a presidiare quel territorio per evitare che lì costruiscano la centrale. Solo in questo caso noi riusciremo a fare in modo che quello che è capitato a Scanzano si possa ripetere qui, perché a Scanzano nel 2003 il governo italiano aveva stabilito di buttare le scorie lì. Scanzano sta in Basilicata e le popolazioni hanno occupato quel territorio per evitare che quel decreto legge venisse attuato. Non ci sono riusciti. Noi, e incominciando da questo luogo, dobbiamo pensare che l'industria, una delle industrie più grandi che noi abbiamo in Italia, è ubicata proprio lì. Si chiama Arborea ed è la lavorazione del latte. Quel latte che non sarà più consumato neppure dai sardi se per caso si costruisse la centrale termonucleare lì, nonostante che qualcuno pensi che non emette radiazioni. Bene, a questo punto chiudiamo veramente, anche perché non vogliamo rubare ulteriore tempo, e invece tanto si parlerà probabilmente ancora di nucleare, soprattutto però si parlerà di alternativa al nucleare nel prossimo tavolo di confronto, che grazie ai relatori e grazie a voi di aver partecipato.